Il girone di consolazione, Paris Saint-Germain a Juventus. Dopo la sconfitta contro il Krasnodar, la Juve cerca finalmente i primi punti del suo torneo contro il PSG, che ieri ha battuto lo United. E parte bene la Juve, Leonardo Torriero, il suo primo gol in questo torneo dopo l'errore di Gomis, che fa sì che Torriero di destro batta Douglas per il vantaggio della Juventus. 1-0, il primo gol nel torneo per il numero 11 bianconero. Un buonissimo momento per la Juventus, che gioca un ottimo primo tempo. Rivediamo l'incertezza di Gomis, che calcia addosso a Torriero, il pallone poi messo in porta a superare Douglas. Un errore in uscita di Piras fa sì che Kouamdi, da lontanissimo da dietro il centrocampo, possa addirittura pensare al tiro in porta. La palla va molto vicina all'incrocio dei pali. Poi la Juventus ancora con la velocità di Luca Costamagna, bellissima azione personale e pallonetto che colpisce la traversa. Poi Torriero, un assist a Douglas. Juventus ancora che sfrutta gli errori in difesa dei francesi, questa volta ci pensa Filippo Grosso di destro a battere Douglas, a segnare il suo primo gol personale in questo torneo per il figlio del grande Fabio Grosso. Anche per lui una grande soddisfazione contro una squadra francese a 11 anni di distanza dal famoso rigore di Berlino. Ancora Juventus, molto bella la partita del primo tempo dei bianconeri. Bufandara da fuori area con la deviazione di Douglas che manda la palla sul palo interno, sarebbe stato un clamoroso 3-0. Poi il PSG si scuote un po' e si porta pericolosamente in area. È la miracolo di Piras però su Kouamdi, che chiude il primo tempo. Grande riflesso del portiere juventino. Si passa al secondo tempo con il gol del PSG. Calcio di rigore, il fallo su Colella, trattenuta vistosa sotto gli occhi dell'arbitro. Rigore piuttosto solare, e la trattenuta c'è tutta ai danni del numero 5 parigino. Dal dischetto realizza Rui Fed, spiazzando Giorgi, che ha preso il posto di Piras. 2-1, ma passano pochi minuti e c'è un rigore anche per la Juventus. Ventre colpito duro da Colella, rigore anche questo piuttosto netto. Intervento scomposto del numero 5 francese, tira e segna Giorgi. 3-1, altro rigore alla grande del numero 3 della Juventus, che si riporta a due gol di vantaggio. Rigore davvero molto ben calciato dal numero 3 juventino. Attacca ancora il PSG, c'è la velocità di Gomis che mette in mezzo e arriva il destro di Rafael Fernandes al 40° minuto a riaprire parzialmente il match. Rafael Fernandes, molto pulito il calcio tecnicamente del numero 7 delle PSG. Ennesima grande iniziativa a destra di Gomis. Sono due minuti di recupero, c'è tempo anche per il quarto gol della Juve. Risposta difettosa di Douglas e Ventre, Alessandro Ventre, segna il primo gol anche per lui nel torneo. 4-2 Juventus e prima vittoria per i bianconeri, mentre per il PSG una sconfitta dopo la vittoria di ieri contro il Manchester United.